vi racconto una lettera che mi è arrivata perché una bimba, perché dico bimba di 13 anni, Ginevra Toffanin, il cui professore di italiano è Mattia Tasovac e il preside è Scott Suttenwood, mi auguro che si legga così, e va a scuola alla International School of Padua. Questa bimba scrive quanto segue. Immagina, no, di essere andata in guerra, di non essere lei, ma si trasforma in questo racconto. Dice: caro diario, anche oggi è stato un giorno come gli altri. Non un giorno con la mia famiglia, non un giorno dove ho avuto la possibilità di vedere le mie bambine giocare in giardino. Un giorno dove ho rischiato la vita, ma per quale motivo? Solo per dimostrare che il mio paese è più potente degli altri. Tutto questo con la violenza. Anche oggi, sveglia all'alba, con il rimbombo delle pistole, una tempesta di bombe sparate da lontano. Quanti soldati saranno morti? Quanti di quelli non torneranno mai più a casa? Quanti di loro lasceranno vedova, una moglie, orfani, figli che li aspettano speranzosi a casa? Anche di notte, quando credo di star dormendo in pace tranquillamente, sento l'odore di morte entrare dalle narici per poi creare incubi orribili. O forse solo per ricordarmi com'è la realtà in guerra. È facile starsene a casa seduti e provare un leggero, dispiacere per noi che stiamo morendo per salvarvi, salvare un popolo, una nazione che neanche ci considera, un governo che fa sembrare la guerra come una favola, con i buoni e i cattivi personaggi, raccontando a tutti che è solo una storia inventata. All'inizio pensavo di compiere un gesto dignitoso e degno, che così, anche se morto in una terra lontana dalla mia patria, avrei ricevuto la mia giusta onorificenza. Invece, eccomi qua, che ogni giorno mi limito a pregare per un felice ritorno a casa e ringrazio il cielo quando rientro nelle trincee sano e salvo, anche se con molte ferite in più di prima. Non riesco a smettere di pensare alla morte, la morte che ogni giorno si porta via decine di miei amici, la morte che ha rapito mio fratello e non me l'ha più ridato. Come si sarà sentita mia madre quando le hanno comunicato che un pezzo del suo cuore se n'era andato, una parte della sua anima si era spenta per sempre? Come posso stare col pensiero che le possa accadere di nuovo, col rischio di farla morire per sempre? È strano da dire, ma qua non si sa mai quando inizierà una battaglia. Non ci sono orari. Quando inizia, inizia e tu devi essere pronto. C'è solo un segnale che ti fa capire che è il momento. Quando vedi il primo carro armato in cima alla collina che aspetta con aria arrogante e presuntuosa che tutti i nemici vengano allo scoperto, pronti a combattere, pronti a soccombere. Un'altra cosa strana, ma allo stesso tempo disorientante della guerra, è che non sai mai che ore siano. O quanto e da quanto tu sia in guerra, o tra quante ore potrai rientrare nelle trincee dove il tuo unico pensiero sarà toglierti tutto il fango degli stivali. Io non so neanche da quanti giorni o mesi forse sono entrato in queste battaglie. Ricordo solo che era febbraio, il mese più duro di tutti. C'era un gelo assurdo anche in pieno pomeriggio.
E quando volevi andare a letto, dovevi aspettare un po' prima che il tuo corpo si adattasse al ghiaccio per terra. Ora fa abbastanza caldo, ma non credo sia estate, almeno lo spero. Le mie due bimbe compiono gli anni l'8 agosto. Io ho promesso ad entrambe di esserci quando spegneranno le candeline sulla torta. Non so quando potrò sopportare tutto questo. Il rimbombo delle pistole, l'odore di morte, vedere tutti i corpi distesi a terra senza vita, le facce stanche e prive di speranza da parte dei miei compagni. Oh Gesù, vorrei soltanto andare a casa, ti prego Gesù, fa che tutto cessi. O se sei un Dio giusto, fa che tutto questo sia solo un lungo, maledettissimo incubo. Gesù, ti prego. Firmato, ripeto, Ginevra Tofanin, bimba di 13 anni. Tutto il mio applauso, tutta la mia solidarietà, come una bimba possa capire, possa entrare in questa situazione. E quindi, come vedete, anche costoro, anche a 13 anni, anche in terza media, ci sono bambine con una certa sensibilità, non vogliono la guerra, vogliono la pace. Cosa fanno gli italiani? Cosa fanno? Mandano le armi, ma armi per difendere, dicono, per difendere, non per offendere. Perché noi non siamo in guerra con la Russia, ma queste veramente sono un insieme di bugie che noi siamo costretti ad ascoltare. Brava Ginevra, complimenti ovviamente anche a tua madre e al professor d'italiano Mattia Tasovic, che stimola tutto questo perché voi possiate liberamente scrivere. E grazie per diciamo l'emozione che hai donato a me e credo a tantissimi telespettatori. Grazie infinite.